Ben ritrovati per questa nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo tornando sulla sconfitta della Palermo nei playoff di Serie B. Parliamo chiaramente di calcio, Palermo che esce dunque dalla lotta per la promozione in Serie A, svanisce questo sogno dopo il 2-1 sul campo della Venezia, sconfitta dunque nella gara di ritorno dopo il KO già nella gara di andata al Barbera. Nel dopopartita l'amarezza chiaramente dei protagonisti, partendo dall'attaccante Brunori e poi da mister Mignani. Sentiamoli. Lascia tanta, tanta tristezza e delusione perché ci abbiamo provato fino all'ultimo, come hai detto te, e non è bastato. Abbiamo incontrato una squadra forte che ha meritato in campo, quindi sentivamo l'apporto di tutti, della nostra gente, però non è bastato, ecco. Parla sempre il campo, quindi noi sono orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo dato tutto fino all'ultimo minuto per provare a fare un'impresa qua, quindi poi è normale che ha meritato il Venezia, l'ha meritato in campo, quindi faccio complimenti alla squadra del mister Vanoli perché comunque hanno dimostrato di essere più pronti in questo momento. C'è poco da dire, hanno sempre dimostrato un affetto enorme nei nostri confronti, sia quando le cose comunque durante l'anno non sono andate, sono stati sempre vicini, quindi sono solo da elogiare. Io so solo che i ragazzi comunque fino alla fine hanno combattuto e lottato per provare perlomeno a riprendere la partita. Sicuramente nella prima parte del primo tempo abbiamo sofferto, come dicevano i tuoi colleghi, la fisicità del Venezia, e poi prendere un gol dopo 3 minuti sul primo tiro in porta sicuramente non aiuta. Questo non è una giustificazione, che la partita è appena cominciata, però ti ripeto, io ho visto che abbiamo sofferto la loro fisicità, poi piano piano i ragazzi sono ripresi. Il tuo primo tempo è stato un primo tempo abbastanza di sofferenza, secondo tempo abbiamo provato a riprendere la partita. Quando perdi 2 partite su 2 probabilmente è anche giusto ammettere che il Venezia ha fatto qualcosa in più di te, non è che possiamo appigliarci agli specchi, però è anche vero che la partita di andata è stata una partita, la partita di ritorno secondo me è stata un'altra. La partita di andata io penso che il Palermo avrebbe meritato perlomeno un pareggio, e questo pareggio ci avrebbe dato una consapevolezza diversa e probabilmente anche un secondo tempo, una partita qua diversa. La prima partita secondo me è stata fatta bene, abbiamo preso un tiro pericoloso, abbiamo preso un gol, e oggi al primo tiro pericoloso abbiamo ripreso il gol, sono stati 2 grandi gol. Poi sono d'accordo con te che questa partita si poteva fare in maniera migliore, però evidentemente oggi quello che si è riuscito a fare è quello che abbiamo visto tutti. Ma io credo che sia troppo presto in questo momento parlare della prossima stagione, perché va assimilata questa sconfitta, va cercato di capire quello che è stato l'andamento di quest'anno, vanno capite tante cose. Io credo che ci voglia un attimo per mettersi seduti e per provare a capire quello che è stato fatto bene e quello che non è stato fatto bene. La cronaca: doppio arresto a Catania da parte dei carabinieri. Si tratta di 2 giovani spacciatori, uno addirittura minorenne, i quali avevano allestito una sorta di mini market della droga in un monolocale nel quartiere San Giorgio. Come detto, sono intervenuti i militari dell'Arma, ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno portato a termine con successo un delicato servizio nel popoloso quartiere San Giorgio, al termine del quale hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 19enne già noto per pregresse vicende giudiziarie connesse agli stupefacenti e il suo socio, un minorenne, entrambi catanesi. I 2 giovani avevano allestito una piazza di spaccio in un monolocale a piano terra in via Gardenia, dotato di un cortile antistante accessibile tramite un cancello in ferro, tutto protetto da telecamere a circuito chiuso, con l'evidente finalità di tutelarsi da eventuali visite delle forze dell'ordine. I militari, approfittando di 3 giovani acquirenti che stavano entrando nel cortile per andare a rifornirsi, cogliendo l'occasione del portone lasciato aperto, sono riusciti a intrufolarsi dietro di loro senza farsi notare. Scattato il blitz, gli operanti hanno immediatamente bloccato i clienti, precipitandosi quindi verso l'ingresso dell'abitazione, già socchiuso poiché gli spacciatori, vedendoli dalle telecamere, erano in attesa dei 3 ragazzi.
Fatta irruzione all'interno del piccolo appartamento, i carabinieri si sono subito trovati di fronte a un enorme tavolo di legno allestito con cocaina, marijuana e hashish, sostanze già suddivise in dosi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I due giovani pusher, che intanto erano seduti proprio davanti a quel bancone, intenti a organizzare lo stupefacente da cedere, alla vista dei militari hanno fatto un balzo dalla sedia e resisi conto di essere ormai braccati. Non hanno potuto fare altro che consegnarsi senza tentare alcuna fuga. Ciò che ha maggiormente colpito gli uomini dell'arma sono state l'organizzazione e le precauzioni adottate dai due spacciatori, i quali avevano all'ingresso un monitor collegato con quattro telecamere che consentivano appunto la visuale sui quattro angoli della casa. Tutta la droga è stata sequestrata e i due pusher sono stati rispettivamente posti a disposizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e per i minorenni, che hanno entrambe convalidato il provvedimento, disponendo per il minore la misura cautelare presso una comunità. Cambiamo ancora argomento, è stato firmato un importante patto d'area tra i sindaci della cosiddetta Costa del Sol. Ci racconta tutto Mauro Romano. Finalmente una buona notizia dalla Fisascat CISL. Abbiamo qui Salvatore D'Agostino e Pancrazio Di Lei che da anni si battono per il cosiddetto patto d'aria. Che cosa è accaduto in questi giorni, Di Leo? In questi giorni abbiamo sottoscritto con i sindaci che vanno da Giardini fino a Roccalumera l'accordo sul patto d'aria che ha recepito le richieste che da 14 anni si cercava di portare avanti. Un'importante richiesta è cercare di lavorare soprattutto in questo territorio 8 mesi, visto che la riforma del 2015 della legge sulla disoccupazione, la NASPI, ha penalizzato i lavoratori. Gli 8 mesi consentirebbero ai lavoratori di avere almeno 4 mesi di disoccupazione in mancanza di lavoro, e questo è altamente positivo. Ci sono delle resistenze però ancora, Di Leo. Sì, si pensava che tutti quanti i partecipanti che sono stati in questo tavolo in questi anni, anche chi all'inizio aveva sottoscritto con me l'ipotesi di accordo, avessero seguito questa linea, alla fine ci hanno lasciato soli. Ha firmato soltanto la Fisascat CISL come organizzazione sindacale, però ci siamo trovati i firmatari anche la Confcommercio, la Confesercenti e oltre i sindaci. Ci dispiace che ancora le associazioni albergatori del territorio non abbiano deciso di sottoscrivere dall'accordo. Che cosa comporta questo patto d'aria dal punto di vista proprio concreto, di Dal Leo? punto di vista concreto, c'è un fattore essenziale che era condiviso da tutte quante, anche da parte delle altre sigle: l'applicazione in toto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Fincams, Fisascat e Tucs, e quindi da Confcommercio, Confesercenti, Federalbeghe, FIPE, FIAVET, tutte quindi le organizzazioni che sono maggiormente rappresentative a livello nazionale, ed evitare che nel territorio ci siano contratti al ribasso, il cosiddetto dumping contrattuale che abbiamo sempre optato, e quindi evitare che ci sia questa disparità, perché è giusto che i lavoratori siano pagati con salari giusti e abbiano i loro diritti. I sindaci di quali paesi di quella che è stata definita la Costa del Sol hanno firmato? I sindaci che vanno, come dicevo prima, da Taormina, Giardini, Le Troiani, Castelmola fino a Roccalumera, Sant'Alessio, Santa Teresa, Nizza, Furci, Forza d'Agro, Ali Terme. Cioè alla fine c'è tutta questa costa che ha coinvolto tutti quanti, perché c'è un fattore essenziale. Per quanto riguarda l'occupazione, viene dato preferenza ai lavoratori che già sono occupati, perché il diritto di previdenza che abbiamo nei contratti di secondo livello permane, e all'aggiunta della riconferma dei lavoratori che fanno la lettera di riassunzione, se no perderebbero il diritto, i comuni si sono impegnati, dove c'è l'avviamento, di assorbire un 60% dei residenti. Nel caso in cui, facciamo l'esempio, il comune di Taormina non trovi tale percentuale, ma abbia solo un 10-15%, l'altro lo può prendere dai comuni che ne fanno parte. Se non trovano all'interno dei comuni che fanno parte lavoratori che possono essere occupati, allora vanno fuori dalla provincia di Messina. La moda si veste di carta. A Catania, una mostra evento al Casale dell'Arte. Sentiamo Lucio Di Mauro.
Tutto pronto per la sfilata evento La moda si veste di carta, organizzata da Laura Mercurio, docente dell'Accademia di Belle Arti di Catania, in collaborazione con l'associazione Il Filo della Vita, diretta da Enza Marchica. Un'associazione nata nel 2015 da un'idea di un gruppo di donne, la maggior parte delle quali ha vissuto l'esperienza del tumore, che ha deciso di mettere il proprio cuore, la propria anima, il proprio vissuto a disposizione del prossimo. 62 abiti di carta sensoriale, sculture elaborate che prendono vita grazie alla creatività e alla mano d'opera dei ragazzi del secondo anno del triennio di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Allievi che daranno vita ad un abito che racchiuda molteplici significati, oltre al fascino figurativo del lavoro in sé. Una sfilata evento per celebrare la moda, la bellezza e la vita. Per il secondo anno consecutivo, un connubio per sostenere e diffondere messaggi di forza e coraggio. È un evento dedicato all'abito di scultura, un abito che hanno realizzato 63 ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di indirizzo di Fashion Design di secondo anno. Quest'anno con me hanno lavorato tutto l'anno nel settore del fashion system, proprio per quanto riguarda proprio il sistema del riciclo e dell'ecologia della carta e di qualsiasi materiale ecologico. Sono dedicati 63 abiti sensoriali, i primi 5 legati al sesto, all'emotività e all'energia e alla bellezza dell'Associazione delle Donne del Filo della Vita. Il tema di quest'anno è legato alla sostenibilità e all'ambiente. La carta, materiale primario utilizzato nelle creazioni, ha diversi valori concettuali. Pillola di recitazione grazie anche alla presenza di Mara Di Maura e di Nadir. Il trucco è curato da Simona Di Mauro, invece le coreografie sono state affidate a Salpi. Presenta Giovanna Russo. A Calatabiano, in provincia di Catania, sono ancora in corso i festeggiamenti in onore di San Filippo e anche nella lontana Australia la comunità calatabianese presente a Brisbane ha celebrato il santo protettore della cittadina ionico-etnea. Allora, siamo qui a Brisbane e abbiamo Giovanni Pennisi. Di dove sei, Giovanni? Giuseppe, io sono di un paese che si chiama Calatabiano, in la lingua siciliana si dice Cattabiano. Io 1900 40, 50, nato nel 1946, ma nel 1951 è venuto qua in Allora Australia. avevo solo 5 anni, vediamo 5 anni, se 5 tu anni. ricordi il Sì, no, siciliano, mi ricordo troppo buono perché quando ne arrivano qua a Brisbane, ma mi sapevo solo che catalanese parlavo, allora, ma manco inglese parlavo. guarda, io vado a scuola e manco sapevo parlare una parola No, manco d'inglese, una parola, hai ho imparato capito? adesso. Questo capitava spesso, che poi dovevano imparare l'inglese anche se erano nati qua. Allora, avete fatto una bella cosa avete combinato Sì, con questa associazione caltabianese? siamo un grande gruppo di cattabenesi qua a Brisbane, sono tante, tante famiglie, ma ho pensato di portare i santi qua a Brisbane per fare questa festa. Erano più di 400 invitati, purtroppo solo 220 potevano stare in sala, ma è una grandissima festa. Io sono un manovatore di limoncello e ho fatto una bomboniera. Guarda che ha fatto, guarda qui. E ce l'ha dato a tutti con la foto San Filippo, e questa bomboniera ce l'ha dato a tutte le famiglie per il ricordo di quella giornata. Ve ne porteremo una a voi lì a Calatafiano, ok? Allora, grazie mille per questa testimonianza e adesso vi mandiamo delle immagini di San Filippo. Grazie mille. Grazie a lei, Ci vediamo in Sicilia, grazie a va Giuseppe per bene? tutto. A Sì, sentato, Calatafiano. come? Ok, Grazie. ciao a tutti. Catania sì, l'usuri ci sta.
legge e poi mi dici di sì. No, 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 ma perché mi dici ancora di no? Per il momento è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia, a dopo.